Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con un nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del CI Marchetti S79 Sparviero, il gobbo maledetto. Allora, in questo video tutorial fermo l'unboxing del fascicolo numero 102. Allegato troviamo i pannelli elevatori e i puntoni del piano di coda. Sono dei particolari che non andremo ad assemblare, infatti ci occuperemo di tutt'altro. Infatti andremo ad assemblare la pannellatura destra e sinistra del muso che abbiamo ricevuto con il fascicolo precedente, quindi continuiamo con il rivestimento esterno del modellino. Fantastico, siete pronti per questo nuovo unboxing? Iniziamo, vai Sparviero. E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino Sparviero al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections e per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist dove potete trovare tutti i tutorial che abbiamo pubblicato. Andate a vedere anche l'ultimo video dell'Orient Express in cui continuiamo con l'assemblaggio dell'edificio della falegnameria e all'interno del corso di fermo modellismo andiamo a vedere la seconda parte di come posare gli edifici, i cavi elettrici dell'illuminazione e non solo la posa dei lampioni, veramente importante. Ok, detto questo iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Iniziamo. Bene amici, andiamo a fare una panoramica del modellino dello Sparviero. Non ho parole per definire quanto è bello questo modellino, veramente mastodontico, è enorme ragazzi, guardate che bello, ormai ci siamo, è quasi completato, guardate che spettacolo. Allora, cosa abbiamo fatto nel tutorial precedente? Abbiamo assemblato il rivestimento della ruota di coda, eccola qui. Presumo che adesso diciamo siano rimasti soltanto gli assemblaggi dei vari rivestimenti fino al completamento del modellino. Allora, qui possiamo vedere il portellone di accesso. Portellone di accesso che, come sapete, è collegato al pannello inferiore della fusoliera, cosa che abbiamo assemblato nel tutorial precedente. Cioè, facciamo questa panoramica del modellino visto da sotto. È veramente imponente questa immagine. Guardate che bello, ragazzi. Non vado a girare il modellino perché, come sapete, va posizionato in una certa maniera onde evitare danni sulla parte superiore della gobba, quindi ve la faccio vedere da qui la pannellatura. Eccola qui, l'abbiamo assemblata nel tutorial precedente, cioè guardate che cos'è, veramente fantastico. In questo tutorial andremo a fissare bene il motore centrale e andremo ad assemblare i pannelli destri e sinistri, diciamo della parte della cabina di pilotaggio, praticamente la parte qui del muso, veramente interessante. Guardate che bella la mitragliatrice dorsale, la mitragliatrice in caccia, qui sotto vediamo la mitragliatrice ventrale e le due mitragliatrici laterali, veramente un super modellino. Ok, dopo questo ripasso possiamo iniziare un nuovo unboxing, procediamo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 102 dello Sparviero, opera distribuita in edicola dalla Schett per collezionisti e per modellisti. Articolo all'interno del fascicolo molto interessante, un aereo leggendario, in cui si parla dell'importanza del CI Marchetti Sparviero nella storia dell'aeronautica italiana. Veramente molto interessante, con tutte le caratteristiche spiegate, pregi e difetti di questo spettacolare aereo bombardiere. Allora ragazzi, andiamo subito a vedere le fasi di assemblaggio di questo tutorial. Come vi dicevo prima, qui in questo fascicolo ci sono allegati i pannelli elevatori e i puntoni del piano di coda che andremo a montare successivamente. Andremo quindi a ultimare alcuni fissaggi del motore centrale, dopodiché ci sposteremo a
ad assemblare i due pannelli del muso, eccolo qui, il sinistro e il destro, e quindi andiamo a vedere come cambia il nostro modellino al termine di questa fase di assemblaggio. Eccolo qui ragazzi, guardate che spettacolo, un altro pezzo di rivestimento lo andiamo ad aggiungere, ed ecco qui quello che andremo ad assemblare nel prossimo tutorial, ossia il piano di coda, veramente interessante. Ok, dopo questo piccolo ripasso iniziamo con le fasi di assemblaggio. In questa prima fase ci sposteremo a lavorare sulla parte anteriore del modellino, allora per l'esattezza sulla parete di separazione tra la cabina e il motore andremo a serrare delle viti HP. Diciamo una fase abbastanza scomoda perché sarà veramente difficile avvitarle. Allora andiamo ad avvitarla proprio in corrispondenza di questo foro più esterno, quindi uno su questo lato e ovviamente l'altra vite andrà su quest'altro foro. Andremo a utilizzare la chiave, quella a 90 gradi che è stata fornita durante il corso. Ok, proviamo e andiamo ad avvitarle. Ho posizionato quindi la vite in sede, recuperata diciamo la chiave a 90 gradi con punta stella per eseguire il serraggio. Ragazzi, è veramente scomodo, ci vorranno penso 10 minuti per avvitare una vite, perché questo cacciavite non è facile da utilizzare, però comunque adesso mi impazzisco un po' e vado a serrare queste due viti. Ed eccole qui le due viti dopo averle serrate. E come vi dicevo non è stato affatto un lavoro facile e divertente, ragazzi credo di averci impiegato circa 20 minuti a vite, perché veramente il cacciavite a 90 gradi è difficilissimo da impugnare, bisogna fare un quarto di giro alla volta, cioè veramente un massacro, però poi alla fine ecco qui il risultato, finalmente queste due pareti, diciamo tutta questa zona qua è stata fissata sulla parte della cabina, quindi il tutto adesso è più resistente, tutto più fisso. Ok, procediamo con il resto degli assemblaggi. Spostiamoci ora a lavorare sulla pannellatura del muso. Allora questa è la pannellatura destra. Guardate come è stata realizzata bene con tutti i dettagli della rivettatura. Guardate che spettacolo, ragazzi. Allora, verifichiamo che tutto sia corretto. Guardate, interessanti anche questi dettagli che sono stati ricavati all'interno. Non ci avevo ancora fatto caso, li sto vedendo adesso. Vedete? Ci sono vari collegamenti, tubicini, fili e vari dettagli che sono stati già ricavati di pezzo. Ben fatto, ottimo. Ok, adesso recuperiamo il generatore che abbiamo assemblato nel tutorial precedente. Ed eccolo qui. Come potete vedere, alla base troviamo questo perno sfaccettato, quindi non facciamo altro che andarlo ad inserire a pressione in corrispondenza del foro della pannellatura destra. Ecco fatto. Non si necessita di colla perché l'accoppiamento è molto frizionato, quindi molto duro, quindi facciamo comunque attenzione quando andiamo a premere, onde evitare di danneggiare i pezzi. Ed ecco qui come si presenta diciamo il pannello destro del muso completo del generatore. Questa invece è la pannellatura sinistra del muso. Ok ragazzi, procediamo e andiamo ad assemblarle sul nostro modellino. Iniziamo l'assemblaggio dalla pannellatura destra del muso, che è quella sulla quale abbiamo collegato il generatore. Allora, qui ci sono i vari perni che utilizzeremo per il fissaggio ad incastro. Quindi ne abbiamo 4 su questa parte anteriore. Questo è il profilo ovviamente dell'ala e poi ci sono altri 3 perni qui nella parte posteriore. Allora, molto importante la parte anteriore del pannello perché questa andrà a inserirsi all'interno dell'intelaiatura del motore. Infatti andremo a rimuovere anche le due cappottature del motore per lavorare più agilmente. Allora andiamo a vedere ora la corrispondenza dei fori, quindi questi 4 perni andranno a incastrarsi in corrispondenza di questi 4 fori,
Poi troviamo questo perno centrale che corrisponde con questo foro e poi questi ultimi due perni che corrispondono con questi due fori. Ok, rimuoviamo la cappottatura del motore e procediamo con l'assemblaggio. Andiamo quindi ad inserire la parte anteriore della pannellatura del muso destro nella parte diciamo interna del telaio del motore, esattamente in questo modo. In contemporanea andiamo a centrare tutti i perni con i relativi fori che troviamo sulla struttura della fusoliera. A questo punto procediamo gradualmente a premere tutti i perni all'interno dei relativi fori. Facciamo attenzione a dove mettiamo le dita per premere, altrimenti rischiamo di danneggiare il nostro modellino. Ed ecco come si presenta il muso dello sparviero dopo aver assemblato la prima pannellatura, quella di destra. Allora ragazzi, ci sono dei perni che praticamente hanno incastro nullo, praticamente entrano facilmente, altri che sono un po' più duri. Praticamente andiamo a premere, diciamo, con il dito verso l'interno per fare da controspinta quando andiamo a premere sul relativo perno, perché qui nella fessura, ragazzi, dovete vedere se il perno è andato a battuta, quindi lungo questa linea riuscite a vedere se tutti i perni sono andati a battuta sul modellino. Per esempio, vedete questo praticamente entra in maniera libera, quindi non è in incastro, perlomeno così nel mio caso. Poi ci sono quelli ad incastro che invece bisogna proprio premere, ragazzi, quindi bisogna fare attenzione, dovete mettere il dito dietro o qualche oggetto, diciamo, che non vada a rovinare il modellino per reggere la controspinta, perché io sul perno, quello che si trova qui in corrispondenza del generatore, ho dovuto spingere veramente tantissimo e quindi ho dovuto mettere, diciamo, una resistenza da questa parte, altrimenti, ragazzi, non si inserisce il perno e rischiamo di fare veramente danni, anche perché se non portiamo i perni a battuta, poi diciamo che il rivestimento poi non andrà a coincidere con gli altri rivestimenti che andremo poi a montare nelle fasi successive. Allo stesso modo andiamo ad assemblare il pannello sinistro del muso. Andiamo quindi a inserire la parte anteriore nell'intelaiatura del motore e poi facciamo coincidere tutti i vari perni. Ecco fatto. Adesso andiamo a verificare tutti quei perni che necessitano di essere spinti per andare a battuta. E così è come si presenta il muso dopo aver assemblato anche la pannellatura di sinistra. Ok, adesso andiamo a rimontare tutti i vari dettagli del modellino e ci facciamo una bella panoramica. Bene amici, ed ecco come si presenta il modellino dello sparviero al termine di questa fase di assemblaggio. Guardate che bello, abbiamo completato, diciamo, la parte del muso con il pannello destro e il pannello sinistro. Guardate il risultato ottenuto, comincia quasi a vedersi tutto il modellino praticamente rivestito. Guardate qui da sotto, sembra quasi completo. Mamma mia, che bella questa panoramica, ragazzi, è veramente qualcosa di eccezionale, un modellino che comincia veramente a darmi grosse soddisfazioni, veramente contento e soddisfatto di aver portato a termine questo modellino, perché ragazzi è veramente qualcosa di bello, guardate, veramente mastodontico. Bene amici, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino dello sparviero al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabby Collections per seguire diciamo tutte le fasi finali di assemblaggio di questo modellino. Io vi lascio con questa panoramica e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!